Calcio e dintorni, il campionato della capitale. Eccoli, sono loro, quelli del Calcio sui 99.8 di Radio IS. Giancarlo Padovan, buongiorno ancora. Buongiorno a te Marcello, buongiorno a tutti. Tonino Cagnucci, ascoltatori. Grazie Giancarlo. Tonino Cagnucci, evviva, eccolo, è con noi, è lui. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Carlo Zampa. Olè. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Carlo. Doveroso un commento alla partita di ieri sera a Barcellona-Milan. Io apro e chiudo una mia brevissima parentesi. Ho visto molta Roma ieri sera durante la partita, ma ve lo giuro, ho visto molta Roma anche nella noia, perché a un certo punto mi sono annoiato terribilmente nel corso della sera. L'hai vista in prospettiva o in maniera molto attuale? L'ho vista, ti devo dire Carlo, anche molto attuale. Ci sono stati dei momenti della partita. E poi è stata benedetta dai lampini, quello è un genio, quello è un folletto del calcio, genio che esce dalla lampada e benedice il calcio, no? Però per certi tratti ho provato noia. Giancarlo Padovan. Io non vorrei scandalizzare qualcuno, gli ascoltatori, gli ospiti, ma per me è stata una brutta partita, veramente brutta, veramente noiosa. Sì, si è vista molta Roma, io dico si è visto Roma-Cagliari anche, tutto sommato, sì. Perché l'ipotesi che la Roma giochi come il Barcellona non è esattamente fondata, come dice Tonino, però c'era il tentativo da una parte di giocare un certo tipo di calcio e dall'altro di non far giocare, perché il Milan ha fatto molta difesa, linee strette, e ha dato, come dire, secondo me un'impressione, non dico sinistra, ma insomma modesta, ecco, del calcio italiano, perché è vero che dopo 25 secondi è andato in vantaggio, è vero che ha avuto anche un paio di mezze occasioni per provare ad arrotondare il punteggio, ma se il primo tempo è stato tutto sommato un primo tempo, non dico equilibrato, ma decoroso, la ripresa è stata veramente indecente, per conto mio. Dopodiché, se il Barcellona non ha saputo trovare il gol del 3-1, è colpa anche del Barcellona e della sufficienza con cui ha giocato, sufficienza con cui ha cercato il terzo gol, più attraverso l'Accademia che attraverso un gioco profondo. Tuttavia il Milan veramente è andato nella metà campo avversaria tre volte, e due volte da calci d'angolo, e nella seconda ha pareggiato. Ora va tutto bene nel calcio, purtroppo da una parte, per fortuna dall'altra, conta il risultato, e il risultato del Milan a Barcellona è ampiamente positivo, tuttavia è anche un risultato ampiamente smisurato, ampiamente come dire, generoso, ecco, rispetto alla prestazione del Milan. Il Barcellona però non sta bene perché ha sbagliato troppi passaggi, perché ha perso Iniesta, perché già non aveva Sanchez, perché non mi è sembrata una squadra travolgente, capace di scardinare attraverso il possesso palla anche la barriera milanista, e quindi non, in questo momento non sta giocando il suo migliore calcio. Forse per questo ha somigliato alla Roma, nel senso che sembrava una esibizione o accademica o di ricerca, ecco, di questo varco, ma con una lentezza nei passaggi che alla fine si è rivelata, non dico letale, ma penalizzante. Tonino. Sì, io mi aspettavo di più dal Milan. Ieri avevo detto che credevo in un Milan che uscisse con un risultato positivo dal Nou Camp. È successo, però ha ragione Giancarlo, è stata veramente una brutta partita quella del Milan. Il Barcellona sta vivendo un periodaccio, non sta per niente entusiasmando. Una settimana fa ha fatto una partita simile contro la Real Sociedad, rimontata da 2-0 a 2-2, e questa partita dice che il calcio comunque conta nei gol e tira in porta. Nel Milan ha fatti 3, ha fatto 2 gol. Il fatto che abbia segnato al primissimo istante, all'ultimissimo, è simbolico da questo punto di vista. In mezzo c'è tutta la partita, c'è tutto il Barcellona, il suo calcio mellifluo, più appunto accademico, almeno ieri è stato così, noioso, e alla fine contano anche altre cose. Fortunatamente non conta la proprietà transitiva del calcio, perché
Milan-Barcellona è finita 2-2, così come Milan-Lazio, no? Però non si può dire che il Barcellona è la Lazio, insomma. Carlo, tu sei un componente della redazione sportiva di Mediaset, mi piace farli con te i complimenti alla stessa, perché ieri sera, seguendo, io ho Mediaset, seguendo tutto quello che hanno fatto relativamente al turno di Champions League, io ho goduto di un prodotto di eccellenza, veramente molto ben curato, nei servizi, ovviamente nella qualità delle immagini, veramente molto bello, non solo relativo alla partita di Barcellona, ma per tutto il resto. Beh, grazie, poi girerò chiaramente i tuoi complimenti direttamente a loro. Dunque, la tua opinione sulla partita, Carlo? Guarda, io non ho visto la partita tutta, non ho visto soltanto poca, perché ieri ero in diretta con l'amico Patrick in televisione, ieri sì. TV, e quindi ho avuto modo soltanto di vedere alcune ispezioni di partita, e come lo sento un po' paragonare questa, la noia di questa partita a quella di domenica scorsa. Ora vorrei tanto sinceramente capire, da voi che l'avete vista tutta, se è più paragonabile la Roma al Barcellona o il Milan al Cagliari, insomma, perché... Ci sta, lo sai che ci sta? Ci sta tutto. No, infatti, perché ho l'impressione che sia proprio anche un certo tipo di mentalità che poi è diventata veramente tutta nostra, ma poi alla fine ha ragione Donino quando dice, e ha ragione anche Giancarlo quando dicono che conta poi il risultato, si esce col 2-2, ma chiaramente c'è una noia mortale, insomma, in una partita dove da una parte c'è stato un protagonista, cioè il Barcellona, non certamente al meglio della sua forma, e dall'altra il Milan che è andata lì soltanto per cercare di chiudersi e di bloccare sul nascere le azioni del Barcellona e giocare un po' in contropiede, un po' come proprio da tradizione del calcio vecchio italiano, insomma, tant'è, questo evidentemente dobbiamo aspettarci, e questo è quello che dovrà aspettarsi appunto la Roma, che in questa sua voglia di rivoluzione, chiamiamola come è stata chiamata, rivoluzione culturale anche da un punto di vista tecnico e del gioco, dovrà aspettarsi questo tipo di atteggiamento. Ora però, se da una parte me lo posso aspettare da una squadra come il Cagliari, spero di non andare incontro a partite come quella di ieri da Barcellona e Milan, quando incontreremo appunto il Milan o l'Inter domenica, perché altrimenti sarebbe veramente una disgrazia assoluta, perché se questo è chiaramente sia dal punto di vista del gioco, ma anche proprio delle difficoltà, oltre che della bellezza appunto del gioco, ma delle difficoltà che potrà incontrare comunque la Roma. Si va sempre rafforzando e compattando il gruppo invece della Roma. Ieri sera Totti ha portato tutta la squadra, compreso l'allenatore Luis Enrique, a cena, e questo è un altro gesto molto ma molto importante, soprattutto in una settimana così importante come quella che ci vede al cospetto di Inter-Roma. Vorrei da voi un'opinione su quello che sta accadendo all'Inter. Dunque, per l'ennesima volta l'allenatore dell'Inter vive quel meraviglioso capolavoro film ne abbiamo parlato giorni fa, non mi viene il regista, poi ve lo dico, la tragedia di un uomo, di Bertolucci, la tragedia di un uomo ridicolo. Sempre l'allenatore dell'Inter veste questi panni, Gasperini. Dunque, Gasperini è stato costretto a rivedere tutti i suoi intendimenti e le sue missioni su pressione del Moratti, il quale Moratti non è che ha un'emanazione propria, una convinzione sua, no, Moratti, su pressione dei giocatori, netto. Allora, adesso Giancarlo, tu mi devi dire se questa può essere una cosa seria, condivisibile o meno. Ma io sono totalmente d'accordo con te, tranne per una cosa, che la tragedia dell'uomo ridicolo, l'uomo ridicolo non è l'allenatore, l'uomo ridicolo è il presidente. È lui, è proprio lui. No, qui siamo, io credo ogni tanto di leggere delle cose che sono inverosimili, invece purtroppo rappresentano la realtà. Cioè, se adesso l'allenatore deve cambiare il sistema di gioco perché l'Inter non ha i giocatori adatti, mi chiedo perché l'Inter abbia preso questo allenatore. Cioè, lo sa tutto il mondo che gioca col 3-4-3, piaccia o non piaccia. Allora dicono, ma una persona intelligente deve cambiare. No, una persona intelligente deve essere quella che lo sceglie oppure non lo sceglie, in base a quelle che sono le sue convinzioni. Se lo sceglie o lo sostiene, sia per quanto riguarda il sistema di gioco e sia soprattutto per i giocatori, oppure non lo prende, perché dice, i giocatori che abbiamo, con lo stile di gioco che abbiamo, non c'entra con il nostro progetto. Questa era la cosa più semplice. Invece prendono controvoglia, di contraggenio, perché Branca lo voleva, Moratti non sapeva più ormai neanche a che santo votarsi,
e adesso dirgli quello che deve fare, allora io se fossi Gasperini dico guardi, io non cambio il sistema di gioco, perché tanto se io cambio il sistema di gioco e sabato sera e perdo, e tanto lei mi caccia lo stesso, o se non mi caccia, faccio, perdo con le mie idee, tanto perdere per perdere. Io sono, come dire, scaturito, ma fino a un certo punto, perché non ero più abituato a un morale, cioè, un pochino sì l'anno scorso, ma gli anni precedenti, come vi ricordo, come ho detto spesso, non c'era Moratti, quasi non esisteva più. Difatti, forse anche per fortuna, certamente con fortuna, certamente con combinazioni, certamente con situazioni anche arbitrali che l'hanno favorita, l'Inter vinceva. Adesso, secondo me, è ricominciato il periodo in cui non vincerà più chissà per quanto tempo. Perché? Perché è tornato a comandare Moratti. Io credo che la Roma abbia una grande occasione, perché intanto, voglio dire, stasera vediamo quello che fa l'Inter, e se ieri ero convinto che avrebbe fatto bene, questa mattina non sono più tanto, forse anche per le notizie che leggo, ma al di là di questo resto sempre convinto che possa vincere abbastanza agevolmente. Detto tutto ciò, domenica, sabato è un'altra storia, comincia un'altra vicenda, l'Inter gioca con una Roma che si sta compattando, passa un'altra settimana, quindi conosce le nozioni di gioco del proprio allenatore, e soprattutto è un Inter che a 4 o a 3 lascia molti spazi alla Roma. Io non credo che l'allenatore venga cacciato in caso di sconfitta, parlo ovviamente di Gasperini, certo, tuttavia sì. Credo che una sconfitta sarebbe irrimediabile sul piano dei rapporti e delle relazioni, anche perché è tornato, lo dicevate voi ieri, è stato confermato un po' da tutti, è tornato più o meno disponibile sulla piazza Capello, che è appunto il vecchio pallino di Moratti, e non vorrei che a questo punto, almeno in questa fase, Moratti, per paradosso, si augurasse un tanto peggio, tanto meglio.